Innanzitutto vogliamo ringraziarvi per aver condiviso con noi piccoli e grandi cambiamenti che questa quarantena ha portato nelle vostre relazioni. Qualcuno ci ha scritto di essersi sentito terribilmente solo, perché pensava di essere cercato ma non è stato così, e quindi ha messo in discussione amicizie anche di lunga data. Altri, invece, si sono fermati a pensare dei litigi e delle rotture che sono avvenute prima di questo distanziamento sociale e quindi ha vissuto questo periodo un po' come un blocco. Altri ancora invece hanno fatto nuove conoscenze, ma adesso si domandano queste amicizie come le vivranno. Beh, anche in casa le cose si possono essere modificate. Qualcuno infatti ci ha scritto di non sentirsi compreso dai propri genitori pur vivendo con loro. Altri ancora invece si sono sorpresi nell'aver condiviso in famiglia dei momenti che li hanno fatti sentire più amati. Da questo periodo ha scombussolato un po' gli equilibri precedenti, ma ci ha anche mostrato quanto le relazioni possono essere importanti per noi, quanto siano una risorsa, e queste risorse vanno curate. Sì, perché se da un lato la distanza rende più faticoso il far crescere e il mantenere delle relazioni, la vicinanza forzata dall'altro ci dà la possibilità di mostrare agli altri dei lati di noi di cui prima loro non erano a conoscenza. Quindi chissà se vi siete resi conto di poter scegliere con chi stare, di poter scegliere quali relazioni mantenere, quale far crescere e in quale impegnarvi maggiormente. Forse avete anche solo pensato quali sono le amicizie in cui state bene e quali sono le caratteristiche di queste amicizie che vi fanno sentire visti, rispettati, pensati, ma non invasi. Sì, perché questa reperibilità H24, questa illusione di essere sempre raggiungibili ci ha tolto un po' la nostra privacy. E invece è importante darsi e dare dei limiti, definire un confine al nostro spazio privato per sentirsi al sicuro e riprenderci la nostra libertà. Quindi esprimere con fiducia chi siamo, cosa vogliamo, cosa non vogliamo, senza quindi trascurare i nostri bisogni e i nostri desideri e ciò che ci fa stare meglio con gli altri e quindi meglio con noi stessi. Per cui adesso che pian piano potrete rivedere qualcuno, non dimenticatevi delle sorprese che vi ha dato questa quarantena e continuate a seguirci sulle nostre pagine. A presto!